Buongiorno e buon caffè. Visto il successo del primo video in carrozziera, replico, ma soltanto perché stamattina non ho trovato magliette. C'è un momento di profonda amarezza, ma un'amarezza risentita, quasi vendicativa, sicuramente sfatta, sicuramente avvolta dalla stanchezza di dire basta, dalla stanchezza che porta a cercare una ribellione. E la cogli in tutti i discorsi, la cogli nelle chat, la cogli su Facebook, la cogli tra gli amici, la senti al bar. Questa amarezza che ci porta a dire basta a questo sfogo continuo di violenza che vediamo dappertutto. Che sia stata innescata dagli omicidi stradali, chiamiamoli così, da questa assurda vendetta che ha portato a schiacciare delle persone in moto contro un guardrail o comunque a utilizzare la vettura come un'occasione di violenza, come un'occasione di vendetta, come l'incapacità di fermarsi di fronte al proprio desiderio di sentirsi in qualche modo riscattato di un torto subito, un presunto torto subito. C'è questa voglia di sentirsi normali, questa voglia di smettere di essere perduti dentro questo gorgo che in molti, ma già questo era successo ai tempi della prima bolla speculativa, avevano definito falta di etica, mancanza di etica, distruzione dei valori morali, distruzione di tutto quello che tiene insieme la società, sfogo dei propri istinti. Che finiscono per essere violenti, evidentemente, che finiscono per essere tali da far perdere il rispetto della vita umana. Che fanno pensare solo al proprio ombelico, che si tratti di un'altalena per disabili distrutta e che diventa improvvisamente difficile, diventa pericolosa per i propri figli, o che si tratti di sentirsi in diritto di vendicarsi per una manata a uno specchietto. Allora io mi fermo qui, perché vi chiedo di tirare i puntini all'indietro. E smettendoci di lamentarci soltanto per questa società che va allo sbando, cercare di capire le cause per trovare i rimedi. Mi fermo qui, farò un altro caffè su questo, ma più avanti voglio prima le vostre risposte. Voglio che mi diciate, guardandovi nello specchio, sinceramente, qual è la ragione che ha scatenato tutto questo. Buongiorno e buon caffè.